Giustizia! Giustizia che ci lascia aprire il caso. Ci hanno chiuso il caso senza lasciarci a cercare la verità. Oggi manifestiamo perché sono 3 anni dalla strage di Sant'Anna, dove morirono 9 persone. Quindi chiediamo la riapertura delle indagini, vogliamo verità e giustizia, come dice uno dei nostri striscioni. Modena, 12 marzo 2023, corteo anarchico per ricordare le morti avvenute nel carcere di Sant'Anna nel 2020. Mi sembra una cosa molto grave, sono morte delle persone e si è archiviato in fretta questo caso, mentre forse non era da archiviare così in fretta, perché non si è ancora capito bene come e perché siano morti e di chi è la responsabilità. Questa società è una società divisa in classi, è una società diseguale, una società dove chi sta in carcere non ha nessun diritto. Noi siamo qui come Potere al Popolo per supportare il Comitato Verità e Giustizia per la strage del carcere di Modena, di Sant'Anna, perché ci sentiamo estremamente vicini a questo avvenimento che dimostra la totale ingiustizia del sistema carcerario in Italia, che ha 1000 problemi e non funziona in nessuno dei suoi scopi, non funziona nel riabilitare una persona. Le vittime di un sistema, per questo diciamo che il carcere va abolito. Voglio portare la solidarietà alle donne e agli uomini che sono all'interno di questo carcere. Il sistema detentivo carcerario è completamente al collasso, per poche strutture, c'è poco di tutto. Quindi i detenuti, al di là del reato che abbiano commesso, sono costretti a stare in 7 in una stanza, non ci sono servizi igienici sufficienti, è una seconda condanna praticamente.